Adesso le mettiamo la sua carta d'identità. Adotta una pigotta, questa è l'iniziativa della scuola Montessori. Ago, cotone e tanta fantasia. I due plessi, quello di Giuliano e quello di Mugnano, hanno ideato un'iniziativa solidale e creativa. I bambini, coadiuvati dalle mamme e dalle maestre dell'istituto, si sono impegnati a creare le famose pigotte. Le bambole realizzate avranno un vero e proprio anagrafe in cui è possibile registrare tutti i dati e persino i segni particolari. L'ufficio anagrafe delle pigotte, dopo una volta che insomma le mamme con i bambini l'avranno realizzata, vengono qui a registrarla, le daranno un nome, la cittadinanza, il momento in cui è stata realizzata e danno un'identità a questa pigotta. Le pigotte registrate resteranno nel nido della scuola Montessori e durante la serata di beneficenza di Natale, con una donazione che verrà devoluta in beneficenza, sarà possibile adottare una bambola. È un'iniziativa molto importante, sensibilizza tutti all'empatia, all'amore verso gli altri, all'unione. È un momento bello di aggregazione, pure per conoscere meglio le mamme della propria classe. Anche perché quando andiamo a prendere i bambini, ovviamente uno va sempre di fretta e furia, quindi non ha mai tempo di scambiare due parole, ma anche con l'insegnante stesso. Qualche pesce all'azzurro. Esatto. Come si chiama questa pigotta? Indovina. Tu? Come si chiama? Sì, Teresita. Teresita. Un po' particolare. Bellissima, i bambini si sono divertiti tanto. A me è piaciuto. Lei, Carolina, ti è piaciuto? Ci siamo divertiti. Ti è piaciuta? Sì, sono Matteo e ho una sorellina di nome Serena, mentre la bambola è Carolina.